Buongiorno a tutti i ragazzi di Cagnes Italy, oggi siamo qui a presentare il progetto della 500, ma prima come al solito sigla e poi ne parliamo. Ragazzi di Cagnes Italy, sono qua a presentarvi il progetto. Allora, so che sulla 500 Sporting si montano tutti i motori di tutti i tipi, c'è chi addirittura swappa un motore posteriore, mette un motore di moto posteriore, eccetera, eccetera. Io però volevo fare un progetto che mi occupasse veramente poco tempo e fosse veramente letteralmente prendi e monta, quindi qualcosa di veramente molto molto semplice. E mi viene in aiuto il fatto che tutti i motori Fire hanno più o meno tutti gli stessi supporti motore, almeno tutti i Fire 16 valvole, perché il 1400 dell'Abarth non è altro che l'evoluzione del Fire 1200 che montavano la Y-Elefantino Rosso e la Punto Sporting. Quel 1200 aveva 86 cavalli, 80 cavalli aspirato, l'hanno fatto 1400, quindi hanno allungato la corsa, e la testa è molto simile, quasi la stessa. E hanno messo una turbina. Infatti, molto spesso per aumentare le prestazioni, cosa si fa? Si prende le camme della 100 kp o le camme della Punto Sporting o le camme della Y-Elefantino Rosso e si montano sul 1400 Jet dell'Abarth, che è il motore che ho preso io, che ho scelto io, appunto, è il 1400 Jet della 500 Abarth. Il vantaggio qual è? Che io non devo, posso riutilizzare tutti i componenti che ho. Ovviamente, io ho voluto fare qualcosa di veramente semplice, quindi terrò il cambio originale Sporting, che diventerà il punto debole perché il cambio originale della 500 Sporting regge massimo 200 cavalli, oltre comincia a creare problemi. Però comunque, se valutiamo il fatto che la 500 Sporting pesa 700-750 kg, con 200 cavalli abbiamo un rapporto peso-potenza di un cavallo per ogni 3,5 kg, 3,7 kg, che è un rapporto peso-potenza di una Ferrari, cioè un rapporto peso-potenza pazzesco per la macchina che viene fuori, soprattutto se consideriamo che io ho calcolato che più o meno il budget totale per fare questo lavoro è 2.000-2.500 euro. Direi che è un ottimo risultato, è molto difficile riuscire ad arrivare a ottenere questo valore con un'altra macchina spendendo solo 2.000 euro, è una cosa veramente incredibile. Ma entriamo un po' nello specifico di cosa voglio fare io. Allora, abbiamo detto che tengo il cambio originale da 500 Sporting, il motore 1400 Jet della 500 Abarth monta su tantissime altre auto, tutte le auto che hanno avuto il Fire. Si diceva che quando un motore Fire è montato possono montarlo, quindi la Panda vecchia 4x4 può montare il 1400 Jet dell'Abarth, la Panda vecchia 2WD, sto parlando della Panda quadrata, quella vecchia prima serie, può montare il 1400 Jet, la Panda nuova lo può montare, la Y10 e la Y-Elefantino Rosso lo può montare, la Punto 55, non la Punto GT perché monta un altro motore, ma tutte le Punto della versione della Punto GT possono montarlo, la Punto, la versione successiva, la Sporting 1000, che era 1400, 1500, non mi ricordo, lo può montare, può essere montato su un sacco di macchine. Io ho scelto la 500 in virtù del fatto che è una macchina molto leggera e va molto forte. Il motore non ci farò niente, non lo aprirò in quanto non c'è bisogno, è già d'originale, tranquillamente arriva a 200 cavalli senza fare grosse modifiche, ovviamente verrà scatalizzato completamente e verrà montato un filtro aperto sulla turbina. Il motore, come vi ho detto, monta usando i supporti motore originali, quindi non devo fare niente, non devo tagliare e saldare niente, prendo il motore, levo quello della 500 Sporting, monto quello della 500 Abarth col suo cambio e i suoi supporti motore. Bisognerà trovare spazio per l'intercooler, in quanto essendo un motore turbo, 500 Sporting non è turbo, bisognerà forse fare i tubi e i collettori per montare l'intercooler sulla macchina. E poi si arriva alla parte più complicata. La parte più complicata di questo lavoro, cioè la parte più difficile da fare, è il cablaggio, in quanto la 500 Abarth ha un cablaggio CAN bus che passa all'interno della macchina, un cablaggio unico molto grande, e ha l'acceleratore elettronico. Non potendo travasare tutto il cablaggio sulla 500 Sporting, ho scelto di prendere il cablaggio originale 500 Sporting, eliminare quello che erano i sensori originali del motore 1100 e attaccarci i pezzi di cablaggio delle 1400 Jet, così da risolvere il tutto e avere meno problemi. In mio aiuto mi è arrivata una centralina che si chiama Mega Squirt, che costa un 450 euro, 500 euro, e mi consente di ibridare il cablaggio, quindi posso mettere insieme il cablaggio, metto insieme i cavi, niente di complicato, io che non sono un esperto, non sono un elettrauto, riesco a farlo benissimo, quindi penso che anche voi a casa con un po' di termorestringente riuscite a farlo. E con quella centralina andrò a mappare la macchina e quindi otterrò quello che voglio, potendo mappare a pressioni che voglio, eccetera, eccetera. Ricordiamoci comunque che se il mio obiettivo è 180-200 cavalli, la problematica rimarrà sempre comunque il cambio, perché è il cambio che esplode. No, letteralmente esplode, dura minuti, mi hanno consigliato di non superare quei cavalli perché sennò veramente mi trovo un albero primario del cambio in abitacolo. Detto questo, il motore è
ad altezza cofano sarà alla stessa altezza, la lunghezza del basamento 1004 è un po' più alto del 1100, spunterà verso il basso, quindi con un assetto originale cerchi da 13 c'è veramente il rischio di andare a picchiare la coppa dell'olio sull'asfalto. Io per evitare questo cosa farò? Monterò di 14 sia per alzare un po' la macchina, ma soprattutto anche per poter usare i freni della Punto GT, in quanto davanti monterò i freni della Punto GT, perché usare una 500 Sporting con l'impianto frenante e l'assetto di serie con tutti quei cavalli diventa veramente pericoloso e complicato. Spero di riuscire a finire la macchina in breve tempo, in quanto stiamo, come abbiamo detto, semplicemente un prendi e monta. E vi ricordo che siamo su Instagram, su YouTube, su Facebook, potete scriverci, aggiungerci in qualsiasi modo. Abbiamo anche un gruppo WhatsApp. Questo è il quarto progetto che sto facendo, quindi comunque verrà aggiornato insieme a tutti gli altri. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ho dato un'idea di cosa serve per sviluppare un 1400 GT in un 500 Sporting. Se avete dei dubbi potete scrivermi. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!